I cittadini 5 Stelle di Vallo della Lucania, con lettera protocollata al sindaco, denunciano la situazione di grave rischio per l'incolumità pedonale e di congestione del traffico veicolare che si determina in via Angelo Rubino, variante al centro urbano, in corrispondenza degli orari di apertura e chiusura di scuole e uffici, quando si movimenta un consistente e disorganizzato flusso e sosta di pullman dovuto prevalentemente ad una cattiva gestione del terminal bus. Questa situazione determina anche un rilevante innalzamento di PM10, concentrato in un'area ristretta nelle fasce orarie critiche, ulteriormente aggravato dalla parziale chiusura del traffico veicolare nel centro urbano. I pentastellati locali, nel denunciare il pericoloso disagio nell'interesse collettivo, suggeriscono all'amministrazione comunale alcune possibili soluzioni: dirottamento di tutti i pullman adibiti al trasporto scolastico solo ed esclusivamente al terminal bus, vietare la sosta e il transito alle auto in tutta l'area nelle fasce orarie tra le 7:30 e le 9 e le 12:30 e le 14, e consentirne il parcheggio per il resto della giornata nei festivi e nel periodo estivo, implementare la vigilanza nell'area termina alle strade di collegamento negli orari critici, organizzando il traffico veicolare e pedonale in sicurezza, regolarmente e gradualmente il deflusso degli autobus non prima delle 8:35. I cittadini 5 Stelle vallesi ritengono che attuando questi piccoli e semplici accorgimenti può migliorare notevolmente la sicurezza e la qualità del traffico sulla variante urbana. Come attivisti 5 Stelle siamo presenti nella vita quotidiana del Paese, anche e soprattutto nelle cose dove si può intervenire anche senza l'utilizzo di fondi. Avendo un terminal ci è sembrato illogico e pericoloso il dislocamento di parte dei bus studenti in via Angelo Rubino e non riusciamo a capire perché non venga utilizzato appieno. Per come è strutturato Vallo, via Angelo Rubino risulta essere il luogo più trafficato del paese, essendo l'unico collegamento con i paesi a nord, in aggiunta alla parziale chiusura di piazza Vittorio Emanuele II. Lo si è reso intasato nelle ore a cavallo dell'apertura e della chiusura degli istituti scolastici, nonché degli uffici e di tutte le attività commerciali. Oltre a denunciare i problemi, come Movimento 5 Stelle siamo abituati a dare, ove sia possibile, anche delle soluzioni. La nostra, nello specifico, è la seguente. Primo, divieto di sosta sull'intera area terminal bus nelle due fasce orarie che vanno dalle 7:30 alle 9 e dalle 12:30 alle 14. Secondo, vietare sull'area in questi orari il transito delle auto. Terzo, vietare dopo l'arrivo dei bus studenti la ripartenza degli stessi non prima delle 8:35-8:40. Attivando questi piccoli e semplici accorgimenti si riuscirebbe ad alleggerire il traffico sul via Angelo Rubino e a spostare la polizia municipale su via Badolato, dove l'attuale collocazione delle scuole rende molto pericoloso il deflusso degli studenti.